Prima di iniziare col video volevo ricordarvi che questa sera alle 17 in punto sul mio canale ci sarà una live in compagnia di Beba Al, saremo negli studi Macete e sarà qualcosa di leggendario. Mi raccomando, non mancate perché vi aspettiamo, mettete la sveglia, 17 in punto. Cioè fatemi capire perché io sto 25 minuti a livello in tante situazioni per sentirmi dire nei commenti Stepney hai barato. Voi volete farmi completamente impazzire e andare fuori di cervello? Beh effettivamente me la sono un po' cercata. Il gioco si chiama Brain Out, è tutto più che regolare. Ho scoperto che ci sono 225 livelli disponibili, quindi ne mancano ancora un bel po'. Pensavo durasse un pochino meno come gioco, ma è in continua evoluzione. Nuovi livelli, nuovi indovinelli, nuovi trollinelli che escono quotidianamente. È per questo che se volete altri appuntamenti, ragazzi, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Ragazzi, qua è Stepney e bentornati in questo 8° episodio della serie di Brain Out. Mi sono ricordato anche il numero incredibile oggi, 200 IQ. Siamo al livello 148, ci eravamo fermati qua dopo l'ultimo appuntamento. Trova tutti gli oggetti, l'abbiamo già fatto una volta, non è neanche troppo difficile questo qua. Allora, dobbiamo vedere quelli che ci sono ovviamente lì nel disegnino sotto e cliccarli in modo tale da trovare la corrispondenza con il disegnino sopra. Quando non li vedete, raga, se posso consigliarvi, cliccate a caso, che è quello che sto facendo io in questo esatto momento, ma il più delle volte in questa modalità qua funziona. Come potete notare, riusciamo a farlo. Magari si deve spostare un gatto o qualcosa. No, probabilmente non dobbiamo spostare niente adesso, però tocchiamo. Manca un po' d'erbetta, che dovrebbe essere qua nel ghiaino, eccolo lì. Un cono gelato. Prendo sempre tre gusti di cono gelato. E mi manca un peperoncino e una bandierina. Vediamo un po' dove riusciamo a trovarli, perché comunque da qualche parte ci sono, quindi l'importante è tenere gli occhi belli aperti e aguzzare la vista. Qua dietro c'è la bandierina. Per quanto riguarda il peperoncino, potrebbe essere qualsiasi di queste. Eccolo qua, sulla tenda. Fantastico, beh, questo livello è fin troppo semplice. Livello 149, raccolta della frutta. Come si fa? Si scuote il telefono, raga. Quante volte ve l'ho detto che funziona così? Ancora non mi ascoltate? Non funziona così. Prendo la sega e taglio l'albero. Non è così. Prendi l'albero e lo muovi a sinistra e a destra. No, prendi la sega, tagli i legnetti, prendi la sega, la dai all'omino, è bambino, no. Il bambino non sa come fare a prendere la frutta. Mortacci tua, bambino. Mettili in pila, no? Costruisci una scala tipo Minecraft. Mai sentito parlare di crafting table? Mamma mia. Vai, bello. Bello, puoi andare. Ah, devo mettere anche le funi? Beh, tutto sommato avevo ragione. Dovevamo costruire una scala come in Minecraft. Livello 150. Rendi vera questa equazione. Questi sono i livelli che piacciono a me. 11, 13, 15, 11, 3, 5, 7, 9. Cosa caspita vuol dire? Spiegatemi. Devo usare alcuni di quei numeri lassù. Ah, ok. Devo usare i numeri sopra. C'è sempre una soluzione. Quindi nel caso in cui non trovassimo adesso questa cosa. Pum, chiavettina. 15 più 5 fa 20, ma non abbiamo un 10. Cosa caspita devo fare io? Questi numeri insieme con tre numeri non fanno 30. È impossibile. Forse devo aggiungere anche un altro numero. 13, 15, 9. Li proviamo tutti quanti. Prima o poi verrà fuori la soluzione. Ma nessuno di questi numeri insieme va bene, perché 11 più 5 più 15 fa 31, giusto? Quindi non va bene lo stesso. Non so. Calmi, calmi, calmi. Posso fare... What? Raga, non so se vi siete resi conto, ma per sbaglio ho tocchicciato un 9 ed è diventato un 6. C'è sempre la fregatura, ve l'ho già detto. Quindi 11 più 13 più 6. Bella! Grandioso, sei bravo in matematica. La matematica non è un'opinione, ciccia. Livello 151. Trova la pallina da ping pong. La pallina è al centro. Adesso è a destra. Adesso è al centro. È a sinistra. È a sinistra. Devo continuare? Ah, devo azzeccare tre volte di fila. La pallina è a sinistra. È sempre destra, sinistra, centro, centro. Mamma mia. Ancora. È al centro. Occhio, raga, velocità. Ma dai, ma che cosa? What? Raga, è impossibile così. Ovunque io clicchi non mi dà la pallina da ping pong. Ci deve essere un modo. Vedete?
qualsiasi cosa clicco, ovviamente mi dice che non è lì, ma era lì. Ma basta andare così veloce, ma come faccio a capire? Devo girare i barattoli forse, testa all'ingiù. Mi sta trollando peso. Cioè io non azzeccherò mai, siete consapevoli che qualsiasi cosa io andrò a cliccare, lui mi dirà sempre no, non è questo. Se li clicco tutti e tre contemporaneamente, non posso alzare le cose. Il tempo lo posso rallentare però, posso rallentare. Non ho cliccato sui barattoli, sui bicchieri, quello che sono. Io volevo modificare il tempo. Si può rallentare in qualche modo? No, eh? Non è un gioco dove devi cercare di fregarmi. È un gioco dove devo vincere anche io. Capisci? È un gioco, se no mi incavolo. Sta claro? Sarà qui a destra. Niente, si alza il barattolino al centro. Ma te la fa vedere a destra, mi prendi per il culo. Fermi tutti. Ma lo zero, raga, si è scancellato. È andato via! È andato via lo zero. Ok, velocità per uno. Pallina a sinistra, destra, centro, centro, sinistra, destra e destra. Ciao, ciao. Era così semplice. Livello 152. A quale rinunceresti? Ma di cosa si tratta? A sinistra cosa sono? Libri? E a destra cosa sono? Persone? Sono entrambe importanti. Si possono legare, fermo. Se li leggo non devo rinunciare a niente. Devo cliccarli entrambi. Devo tirare il filo e scuotere. Se in qualche modo riuscissi ad unire il filo, come vedete, rimarrebbero in equilibrio. Ma vabbè. Ok. Livello 153. L'anziana signora ha 7 figli e ogni figlio ha una sorella. Quindi quanti figli ha l'anziana signora? Ogni singolo individuo conta come un figlio o figli nel senso maschi? Si è data da fare, eh? 7 figli è tanta roba. 7 figli. L'ha detto lei. Dai. Per forza. Ma non è vero. Ok, mi stanno cercando di trollare. E ogni figlio ha una sorella. Quindi, quanti figli ha l'anziana signora? 8? Una sorella che vale per tutti i figli. Cioè, se ha 7 figli maschi e un figlio femmina, una figlia femmina, sono 8 in totale. Per forza, dai, non c'è verso. È l'unica risposta plausibile. Ok. Test complicato. No, era semplice. Però non mi dire ha 7 figli. E poi mi dici quanti figli ha? Ti dico 7 e mi dici di no. Come catturare il ladro? Prendiamo la banana, gliela mettiamo sotto al piede. No, non è la banana. Sasso in testa al ladro. Dagli una bacchettata in testa. Ma scusa, come fermare il ladro? Mettigli l'acqua sotto ai piedi. Che ti serve un albero se non lo puoi utilizzare, mi chiedo io. Tiri l'albero. Oh, oh, c'è una pala. C'è una pala, fermi. C'è la pala. Fatto una buca. Ci metto l'acqua. No, ok. Sposto il sasso. Sposto il sasso, prendo la pala. Veloce. Prendi la pala e ci metti l'acqua. Metti l'acqua nella pala. Metti l'acqua nella buca. Ah, ok. Devo fargli la trappola. Sono un pirla comunque. Ho fatto a non pensarci prima. E il ladro se ne va giù nella trappola. Mamma mia, sono un cacciatore nato. Coglione! Salva l'uovo? Te lo prendo io questo, fra. Tranquillo. Dammelo a me. Ops. Mi sa che non sono riuscito a salvarlo, poverino. Se ti metto a testa all'ingiù, non ti cade in testa. Vabbè, ma non va bene così, eh. Scuoto, 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 scuoto. E sei morto. Dimmi come fare a salvarti e ci proverò. Odio questi livelli in cui non ti fa fare, non ti fa tocchicciare la... Va bene, va sempre così, a un certo punto te tocchicci, non succede mai niente. Poi tocchicci qualcosa che non hai tocchicciato e si risolve tutto. Salvato, aiuta il cane a vincere, inizia. Ok, come facciamo a far vincere un cane contro un coniglio? Non ho idea, devo lanciare il cane oltre il traguardo. Perché ve lo faceva prendere prima? Scusa, ma dai, ho scambiato i posti tra cane e coniglio. Se funziona è leggendario. Ciao bello. Ah, un buon cavallo è molto importante. Beh, te che dici, una gara ai cavalli. Prepara un gelato, livello 157. Che ci vuole? Prendi il cono, glielo piazzi là sotto. Attivi la macchinetta. Attivi la macchina. Ci metti la cacca sopra. No. Allora, metti il ghiaccio, metti il latte, metti il gelato sotto e attiva la leva. Questa è cacca, non è gelato. Scusate, come si attiva la corrente? Ah, ecco. Adesso è tutto più chiaro. Posso scorrere ancora? Ma di quanto? E come lo collego? Ah, l'ho messa la ciabatta. Ora sai come preparare un gelato. Va bene. Sarebbe stato molto più divertente mettere la cacca in cima al cono, ma vabbè. Livello 158. Quante candele mi restano se due vengono spente? Beh, sono tutte candele. Però è anche vero che 4 di loro sono diverse. Sarà mica un trollinello, come al solito, d'altronde. Facciamo 6. Facciamo 4. Li proviamo tutti i numeri. Questi sono quegli indovinelli che rompono le scatole. Però poi sono semplici da risolvere. Perché fai in questo modo.
quante candele mi restano se due vengono spente? Perché non bruciano! Io ho sparato a caso, cioè stavo provando tutti i numeri. Ho capito comunque. Figa questa cosa, è vero. Non ci ho pensato. Mi hai trollato di brutto per una volta. Proteggi il razzo e tieni premuto per 15 secondi. 159. Come faccio a proteggere il razzo? Oh! Sì, vabbè, dai. Lo nascondo qua giù in fondo, raga. Non mi prendo. Oh, no, 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 no. Mettilo qua sotto. Mettilo sopra. Ah! Ma va, ma è impossibile. Dobbiamo prendere il tempismo corretto, ragazzi. Ok. Ok, ok. Mamma mia. Incredibile. Cosa sta facendo quest'uomo? Ma è lui, ma è Step. No. 10 secondi, c'eravamo riusciti. Come fai? Come fai? Ah! Arrivo dappertutto. Rotea, rotea, rotea. No, non funziona roteando, ovviamente. Ovviamente sinistra e destra, forse l'unico modo. È veramente complicato questo qua. Mi sa tanto che utilizzeremo la chiave. Come vedete qua non è logica, è abilità. Va bene, va bene, va bene. Non so come fare, non so come fare, non so come fare. Mi sto muovendo completamente a caso. No, no. È partito un cronometro. Cosa sta succedendo? Please, someone help me. Fammi arrivare da laggiù. Bravo, da qua su. Bravo, da qua giù. Bravo, da qua su. Bravo, da qua giù. Bravo, da qua su. Secondo me abbiamo trovato il modo. Inizia a fare una piccola rotazione. Non esiste. È complicato, raga. Cioè, come vi ho detto, col mio dito copro la traiettoria di alcune arance, il che rende tutto molto complicato. Se facessi un 8... Raga, l'8 sta funzionando incredibilmente. Guardate. Guardate. Sto facendo un 8. No! 14! Are you crazy, man? No way. Un secondo. Mannaggia. Arrivano con un certo timing e lo abbiamo capito. Adesso arriveranno da laggiù. Adesso arriveranno da qua su. Adesso arriveranno da laggiù di nuovo. Adesso arriveranno da qua su di nuovo. Torni sopra. 13, 14. Sì! So damn good, baby! Ma che caspita gli ho fatto? Livello 160. L'ultimo di oggi. Trova la mosca. Beh, sarà nella cacca la mosca, no? Dove sarà mai? No, devo zoomare. È il naso del gatto la mosca? Può darsi. Non è il naso del gatto. Gatto sulla carne. Gatto sul cane. Cane sul gatto. Cacca sulla tizia. I don't want to live on this planet anymore. Oh, fermo, fermo, fermo. Cos'è quello? Cos'è sta geggia? La mosca! Ah no, no, no. Buoni, buoni, buoni. Sono degli occhiali! Ah! Cogliona! L'abbiamo polverizzata! Sì! Vabbè, ne facciamo un altro. Livello 161. Quale sceglierai? Quella da 10. Ovviamente. 10 più 10. Che succede? Tutte. Tu. Ah, dovevi riunirle? Ah, sono ricco. Questo qui non può concludere l'episodio. Ne facciamo un altro. Cattura tutti gli uccelli. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Cos'era? Ho visto qualcosa, o sbaglio? Puoi prendere il muffin e tirarglielo addosso? No, scappano via. Scuoti l'albero? Non scuoti l'albero, metti a testa lì in giù. Oh, no, 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 no. No, no, no! Ho pigiato per sbaglio. Oh, fai scivolare il telefono dalla tasca e daglielo. Ma, raga, non volevo cliccare il suggerimento, mi dispiace. Perché daglielo poi? Ah, cattura gli uccelli. Gli dovevamo fare una foto. Ma va, c'ha Pirate, va, ma mi prendi in giro. Ricaricalo. Scarico. Che dobbiamo fare? Questo alla corrente. Dezoomare. Zoomare. Allora, io adesso metto il cellulare in carica. Se dovesse funzionare me ne vado. Ti prego. Ti prego. Oh, oh mio Dio. No, geniale. Geniale. Pensa uno che poverino non è a casa e non può ricaricarlo. Impazzisce per ore davanti a questo livello. Ma noi ce l'abbiamo fatta. Cari amici, questo video di oggi di Brain Out termina qua. Davvero dei trollinelli molto divertenti. È stato un episodio particolarmente simpatico. Se vi è piaciuto spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ragazzi ci vediamo nei prossimi giorni in un prossimo video. Qua da sempre è tutto. Bye. Oggi alla grande, cioè l'unico complicato è stato quello della navicella, ma bijou.